Io cerco di capire che cosa è successo negli ultimi 100 anni, dalla prima guerra mondiale a oggi, dal punto di vista del rapporto fra politica e guerra, un punto di vista che peraltro ne implica molti altri, ad esempio, come è stato detto, il rapporto fra pace e guerra, ma io aggiungerei anche il rapporto fra economia e guerra e direi anche che dobbiamo tenere in considerazione il fatto che la guerra e la politica trovano un punto di intersezione che è stato definito nella disciplina che si chiama geopolitica. Una cosa è certa, non si può parlare di guerra come se fosse un'attività umana isolata, autonoma, che descrivibile come il fatto che un soggetto preciso, ben definito, fino a un certo momento della propria esistenza viveva pacificamente, poi improvvisamente scatena violenza e poi smette di scatenare violenza. Cioè non si può pensare alla guerra come un semplice strumento nelle mani di un soggetto politico. È molto di più, è molto più complessa la definizione di guerra. La guerra non è uno strumento della politica, la guerra è dentro la politica, e in un modo speciale, specifico. Per tentare di mettere ordine in quello che è successo negli ultimi 100 anni, secondo me, e per dare una risposta a una delle domande che è emersa dall'ultima relazione, cioè come facciamo a capire qualche cosa a partire dal fatto assolutamente vero e assolutamente incontrovertibile che il confine fra la guerra e la pace non c'è più a partire sostanzialmente dalla prima guerra mondiale, questa formula descrive tanto la prima quanto la seconda guerra mondiale, ovvero un processo che comincia come una guerra tradizionale westfaliana fra una pluralità, appunto N, di soggetti politici, di rango statale, fossero poi stati nazionali o imperi, questo è meno rilevante, con obiettivi molto tradizionalmente di proiezione di potenza. Proiezione di potenza, tutti ricordano il libro sulla la Germania che è alla ricerca del potere mondiale, no? Diciamo così, vi è un mondo europeo continentale che cerca, in questo mondo c'è la Germania, che cerca di sostituirsi o affiancarsi all'egemonia globale del mondo anglosassone. Nella prima guerra mondiale ancora quel mondo era l'Inghilterra, poi saranno gli Stati Uniti. Questo inizio tradizionale di fatto evolve rapidissimamente verso una guerra totale, ma durante la prima guerra mondiale. Il libro sulla guerra totale di Ludendorff parla della prima guerra mondiale, non della seconda, che Ludendorff non vede perché muore prima. Il concetto di mobilitazione totale di Junger, che è quello che definisce la distruzione dello Stato. Lo Stato sta fermo, la mobilitazione invece vuol dire che c'è qualche cosa che dall'interno dello Stato lo deforma inesorabilmente. Questo qualche cosa è il fatto che la produzione è per la distruzione. Questa cosa è stata vista durante la prima guerra mondiale, che è la battaglia di materiali, che è la battaglia di distruzione della sostanza biologica del nemico. Cioè, a un certo punto c'era il concetto: vediamo se riusciamo ad ammazzarne più noi di loro. Mortillage nel lessico di Foch, pestare qualche cosa nel mortaio, e sono le battaglie della Somme. Che cos'è una guerra totale? Perché è guerra totale? Ma perché è una guerra che ovviamente, dato un certo livello della tecnica, dato un certo livello della cultura, non può essere combattuta en forme, no? Con Messieurs les Anglais tirer les premières. No, non funziona più così. Funziona che tutta una civiltà
si proietta contro un'altra civiltà. Tutta una civiltà, uno Stato, una cultura alta e bassa, gli intellettuali che cominciano subito a scrivere manifesti spiegando che quello che c'è da spiegare in una guerra, cioè noi buoni, loro cattivi, noi civiltà, loro degrado. Ecco, specularmente, non è solo una cosa tedesca, la fanno tutti. E questa mobilitazione interna vuol dire che quando c'è la guerra c'è la guerra, quando c'è la pace ci può essere la guerra, ci si prepara la guerra, si ragiona in termini di potenziale bellico anche quando si è in pace. La guerra totale è il titolo, tra l'altro, di un saggetto di Schmitt del 38, in cui si dice proprio perché è totale può essere ancora distinto da pace, fra la pace e la guerra, cioè sono due blocchi che si confrontano totalmente, eppure se sono ben guidati sono ben capaci di istituire una situazione di coesistenza. Non era vero, non era possibile, mentiva a se stesso prima che agli altri. Quando c'è una situazione di questo tipo c'è una delegittimazione reciproca. Basti pensare che Croce, poveraccio, che prima che l'Italia entrasse in guerra cercava di spiegare che non era vero che i tedeschi erano cannibali, si era preso il soprannome sui giornali, no, di von Kreuz, cioè questo germanizzante traditore, e che combatte Croce la trasformazione che vede, cioè del fatto che a tutti i livelli del sapere si estende l'elemento polemico. Non c'è alcun livello, dal più basso al più alto, esente dalla polemicità, cioè quella che secondo lui è la distorsione radicale del sapere. Bene, male. Lo zero, ho detto N con zero. Lo zero vuol dire che questa guerra totale, che è resa totale dall'interesse strategico mondiale dei combattenti, è resa totale dalla tecnica devastante. La Prima Guerra Mondiale è una guerra tecnologica, non è una guerra con le pietre. Ecco. Questa guerra ha come posta in gioco, cioè è esistenziale, ecco, ha una posta in gioco esistenziale. E infatti una parte degli sconfitti scompare, un'altra parte viene mutilata in modo gravissimo, la Germania, un'altra parte patisce dall'interno una rivoluzione totale, la Russia. Insomma, è una guerra che non si ferma se non quando c'è proprio la debellatio militare del nemico, ma anche il cambio di regime, se vogliamo adoperare questi concetti. La Seconda Guerra Mondiale è, da questo punto di vista, la prosecuzione e l'intensificazione di tutte queste logiche, con in più il fatto che due principali attori politici di questa guerra, politico-militari di questa guerra, sono due regimi totalitari nei quali le inversioni di tutti gli assi categoriali della politica moderna si sono realizzati, essenzialmente l'inversione del rapporto fra nemico e criminale, cioè un regime totalitario è un regime che vede all'esterno un criminale e all'interno i nemici. Vedere all'esterno i criminali vuol dire che si fa una guerra di delegittimazione, si fa una guerra di discriminazione, si fa una guerra di radicale disumanizzazione del nemico. Criminale, non è un nemico. E all'interno purtroppo abbiamo dei nemici, sarà il nostro compito sconfiggerli e distruggerli. È inutile che vi dica di che cosa sto parlando perché lo capite benissimo. Dunque, gioco a somma zero. Uno vince e l'altro perde.
Allora, in questi 100 anni ci sono state 3 guerre mondiali, nessuna delle quali è finita con la pace. La prima è finita con la pace di Versailles, disastrosa incubazione della seconda. La seconda è finita senza pace, c'è stato il trattato di Helsinki ma agli inizi degli anni 70, figuriamoci, in ogni caso non è dalla fine della seconda guerra mondiale è sortita immediatamente, quasi immediatamente, la guerra fredda. La guerra fredda viene fatta risalire al lungo telegramma di George Kennan, che è il 22 febbraio del 1946, viene fatta risalire al discorso di Fulton, di Churchill, che è del 5 marzo del 1946. Agli inizi del 1946, una guerra finita nel settembre del 1945, agli inizi del 1946 ne comincia un'altra. Voi direte, beh, perché? Ecco, allora, qui c'è il punto fondamentale. Si può dire che abbiamo la guerra scritta nel DNA, punto interrogativo? Francamente non mi interessa, non spiega, non vuol dire niente. Ecco, no, io dico che abbiamo la guerra scritta dentro la politica finché la politica è politica di potenza, che non è un'espressione particolarmente ottimistica, perché di politiche che non siano politiche di potenza ce ne sono ben poche, soprattutto quando a fare la politica sono le due superpotenze di dimensioni continentali che erano di fatto sopravvissute alla Seconda Guerra Mondiale, che naturalmente coesistevano, coesistenza pacifica, per molti motivi, principale dei quali la bomba atomica, che è un grande ammonimento a non commettere troppe sciocchezze. Coesistevano, erano, e questo è il secondo logo del mio intervento, il secondo logo che è il seguente, 2/1. Coesistevano, erano in due. Entrambe però, le superpotenze, insistevano sopra un'unica ideologia, sopra l'ideologia moderna, cioè progresso, razionalità, sviluppo della persona. Naturalmente, da una parte si diceva progresso, razionalità, sviluppo, sono capace di produrle io, dall'altra parte si diceva no, tu produci soltanto orrore, desolazione e irrazionalità, io invece produco progresso, razionalità, sviluppo. Del resto, Marx non era antimoderno. Per cui è normale, no? Tanto di questa esistenza di un uno sottostante si sono accorti gli estremisti teorici di destra, Schmitt, che scrive l'unità del mondo nel momento in cui sembra che ci sia la divisione del mondo, e gli estremisti teorici di sinistra, la scuola di Francoforte, che durante la Seconda Guerra Mondiale si inventa il concetto di Stato autoritario e dice, bene, Stato autoritario sono i nazisti, ovvio, ma guarda un po', anche l'URSS, e che immediatamente, praticamente durante la Seconda Guerra Mondiale, in modo sotterraneo, e immediatamente dopo, si sforzano di dimostrare agli americani, badate, quello che avete sconfitto è il vostro nemico, ma siete anche voi. Anche voi avete dentro di voi potenzialità totalitarie. Ecco, per cui, 2/1. Chi è che tiene insieme questi due? Condividono la stessa cultura di base, hanno una idea dell'umanità progressiva, quindi, e tiene insieme la bomba atomica, che impedisce la deflagrazione della guerra fra di loro. Li tiene insieme il fatto che in ogni caso la politica raccomandata da George Kennan nel lungo telegramma viene rapidamente realizzata dal governo degli Stati Uniti, e qui cominciamo a parlare di geopolitica, cioè che agli americani era stato spiegato da Mahan, teorico negli anni 20 e 30 della geopolitica, che il loro Lebensraum era il potere marittimo,
Dunque, prima di tutto, teniamo fermo il fatto che ci vuole la libertà dei mari. Secondo, teniamo fermo i concetti fondamentali della geopolitica, lasciamo stare Haushofer, che non era molto citabile in quel momento, ma gli immediati predecessori, Mackinder soprattutto, l'interesse fondamentale di una superpotenza continentale che tenga insieme tanto un nucleo continentale quanto la fascia costiera e abbia quindi libero accesso ai mari, l'interesse fondamentale è di impedire che lo stesso capiti ad altri. Quindi gli Stati Uniti, che godono di questa situazione privilegiata perché la massa continentale loro sono loro e l'accesso libero agli oceani ce l'hanno per natura, hanno costruito una catena di politico, diplomatico, militare, strategica, che dalla Norvegia e dall'Islanda gira attorno all'Europa, passa per il Medio Oriente, arriva all'Estremo Oriente e risale fino alla penisola di Kamchatka praticamente. E così le potenze continentali, Russia e Cina, l'accesso agli oceani non ce l'hanno neanche per sogno.